continua senza sosta la riqualificazione del nostro lungomare. Questa è una delle aree fitness che consegneremo alla città, forse è una delle più importanti, proprio perché questa zona è diventata davvero un percorso di benessere psicofisico frequentato tutto l'anno dai nostri cittadini e dai nostri sportivi. Attrezzature per lo sport e il benessere fisico stanno per essere finalmente installate, ma non soltanto qui, dove contribuiranno a rendere la nostra litoranea una delle più belle della Puglia e soprattutto a caratterizzarla come la litoranea del benessere fisico oltre che della bellezza e dell'accoglienza. Altre aree fitness sono destinate nei parchi pubblici della città, dove in questi giorni si stanno riqualificando anche le aree per i nostri piccoli, i nostri bimbi, quindi le giostrine, sostituendo le parti ammalorate o rovinate, e d'ora in poi sarà garantita tra l'altro una manutenzione costante di tutte le aree e i parchetti pubblici, nonché ovviamente ne creeremo di nuovi, come già stiamo facendo a Orto Schinosa, e tra un po' partiranno anche quelle di via, la riqualificazione delle giostrine di via Verdi. Quindi ancora una volta, anziché inaugurare e fare inaugurazioni, noi consegniamo opere alla città, opere che migliorano sensibilmente il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini.